Timestamp August 16th, 2013. The following audio clips were selected from over 160 hours of reel-to-reel tape found in the residence of the late Dr. Warren Vidic following his murder in December 2012. According to labels on the tape's canisters, these recordings were made over a 14-month period between 1980 and 1981 without the consent of their primary subject, Mrs. Eileen Bach, a colleague of Dr. Vidic's and the originator of Abstergo's surrogate initiative. Mrs. Bach is now deceased. It should be stated unequivocally.
All'inizio, Aveline de Grand Pré sembrava troppo controversa e impulsiva per piacere al grande pubblico. Da adolescente aveva subito il lavaggio del cervello ed era stata allenata a uccidere i nemici politici del suo squilibrato mentore, Agathe. Aveva anche trascorso un periodo fosco nel Bayou della Louisiana a trafficare con spacciatori di infimo livello. Oh, I try never to think. Secondo noi questo riduceva la sua attrattiva per il pubblico femminile, ormai prossimo al 50%. Poi però è maturata e è diventata così una signora ben educata, riguardosa, equilibrata e compassionevole. Aveline accetta un nuovo mentore, la matrigna Madeleine Delille, che si batteva per i diritti degli schiavi. Thank you, Madeleine. Se daremo più spicco a questa relazione con qualche ritocco, la storia di Aveline dovrebbe soddisfare le nostre esigenze. La nostra squadra consiglia di dare il via subito. Inseriamola nel mercato entro breve. Surrogate Initiative, Test Session 32, January 11th, 1981. Host Eileen Bock, DNA sample SB1970. Thank you.
Le nostre prime ricerche su Radonageddon si sono concentrate sul periodo dell'adolescenza fino ai 30 anni. Ma i ricercatori non sono rimasti particolarmente colpiti dai suoi modi pacati e dagli occasionali scoppi di folle violenza. Non ci sembrava un personaggio adatto a essere selezionato. Così ci siamo spostati sulla sua prima infanzia, pensando che l'America precoloniale potesse risultare più interessante. Come vedete, c'è un fascino ingenuo nell'innocenza di questo ragazzino. Purtroppo i nostri ricercatori hanno scoperto che la storia di questo giovane è anch'essa troppo problematica. Innanzitutto, la preponderanza della cultura Mohawk non lascia spazio per raccontare le vere origini dell'America. E in secondo luogo, la lingua Mohawk presenta evidenti problemi per gran parte del pubblico. Pertanto, riteniamo che sebbene i primi anni di Radonageddon possano interessare un pubblico più colto, è improbabile che abbiano successo su vasta scala. Sono troppo strani, insomma, per l'utente medio. Il nostro team suggerisce di scartare questo progetto.
I primi rapporti indicavano Ezio Auditore come candidato ideale per i futuri progetti dell'Abstergo. Il suo carisma, il suo magnetismo e il suo umorismo facevano di lui un leader. Tuttavia, la sua corruzione da parte degli assassini lo ha privato di tali qualità, facendolo scivolare sempre più in una spirale di vendetta. Spesso Ezio dà prova di accettare passivamente il male. È un uomo decisamente contraddittorio, che predica la libertà di pensiero ma che viaggia per fare proselitismo in nome di un credo corrotto. Come si può vedere qui con questa impressionabile giovane cinese di appena 20 anni. Notate come in lui, nei suoi gesti e nei suoi modi, ci sia ancora l'istinto del libertino. L'intera personalità di Ezio si regge sulla pura demagogia. Dice che la sua filosofia è l'amore, mentre violenza e coercizione sono il primo modo con cui affronta i problemi. Pertanto siamo giunti alla conclusione che Ezio Auditore da Firenze è un personaggio rischioso da usare. Passata qualche settimana dall'ultima volta. Devi scusarmi. Il fatto è che, vedi, per te sono pochi secondi. Solo un veloce ascolto. Stavo parlando di Clay. Di Kaczmarek, il soggetto 16. Sai, quando sono caduto in coma in Italia e mi sono svegliato nella stanza dell'Animus, è stato così rilassante. Mi sembrava di essermi svegliato in uno strano sogno. Un sogno in cui non era successo niente di tutto questo. Mi sentivo pronto all'ennesima giornata da barista al mio vecchio locale. Una di quelle giornate passate a lamentarsi delle donne e a chiedersi cosa fare della propria vita. Ma poi ho visto Clay, seduto là. Mi è tornato in mente tutto, pezzo dopo pezzo. Quando mi ha detto di Lucy, io... Cazzo, lo sai. Fa male. Vedi, ho realizzato che l'avevo uccisa senza pensare né sentire nulla. Non in quel momento, almeno. Poi, man mano, ho ritrovato tutto. Tutti i ricordi di Ezio, di Altair, la prima civilizzazione e poi... Appena prima di svanire, Clay mi ha passato i suoi ricordi. A me. Mi ha mostrato tutto ciò che ha visto e vissuto. È stato breve, ma così intenso. Non credo di poterti spiegare. Ha visto momenti di Adamo ed Eva, della loro fuga per la libertà. Ha visto l'inizio e la fine della guerra tra prima civilizzazione e uomini. Ha visto Minerva e Giunone e Tinia che cercavano di fare i loro calcoli. O almeno è così che li chiamavano.
Avevano degli strumenti, delle macchine potentissime, in grado di predire il futuro più probabile. Non che cosa succederà, ma quello che potrebbe succedere. Le probabilità. E così hanno investito tanta energia per cercare di capire quale sarebbe stato lo scenario più verosimile. Il loro e il nostro futuro. Alla fine credo che abbiano capito che io ero il candidato migliore a disposizione. Un tizio di nome Desmond che sarebbe vissuto all'inizio del XXI secolo della nostra era. Ma quale sarebbe stato il Desmond giusto? Vedi, si sa, la probabilità è una cosa strana. Gli esiti sono davvero imprevedibili. Di quale versione di me avevano bisogno? Di un Desmond che si sposa giovane e fa un figlio? Di uno che vive da single a New York? O del Desmond che se ne va a San Francisco a fare il cameriere? O forse di un Desmond che si mette a fare il tatuatore a Chicago? Oppure di me, senza che scappassi e lasciassi la mia famiglia così presto? La prima civilizzazione aveva l'imbarazzo della scelta, ma alla fine il fortunato sono io. Io sono il Desmond sbucato fuori dai loro calcoli. Il Desmond a cui hanno lasciato il loro messaggio. E devo convivere con questo onore. E che onore. Sono così stanco. Continuerò più avanti. Ciao.
ucciso. Diversi colpi in pieno petto. No, non ci saranno problemi. Abbiamo recuperato moltissimi dati. Lo sapremo presto. Va bene. Va bene, ti mando i risultati il prima possibile. Ok. Se riguarda Olivier... Cazzo. Dio, sono spaventata. Sì. Giusto. Grazie, Letizia. Ciao. Quella della ferie nel regolamento circa. Piera ha dato le dimissioni stamattina. Le nuove misure di sicurezza sono pazzesche. Non può andarsene. È scritto nel contratto. Per via delle misure di sicurezza devono prima sottoporlo a un controllo esteso. Ci vogliono mesi. Davvero? Non lo sapevo. Le note in piccolo, amica. Lavorare per l'Abstergo offre vantaggi, ma anche svantaggi. E sono grossi. Di nuovo esatto. Che ti prende? Modo strano di vedere un colloquio. Lo so. Ah, quanto vorrei passare il cielo terzo. E mi sta friggendo la testa. Non superare 3 ore per sessione. Sono le regole, non ci saranno. Già, io ho tirato anche 5 o 6. Perché ci sono tutti questi avvisi sulla sicurezza? È un messaggio standard per certe occasioni, niente di anomalo. Ci sono stati problemi in ufficio di recente. Tipo violazione dei server. Queste norme sembrano parecchio serie. Direi draconiane, ecco. No, non c'è niente di strano, davvero. Vieni con me, ti spiego. Ehi, grazie per tutti quei dati sulla balena bianca. Adesso l'ho rintracciata anch'io. Di niente, amico. È grandiosa, vero? Sì, l'ho trovata appena ho visto il tuo messaggio. L'ho seguita un po', ma non l'ho raggiunta. Devi stare attento. In quel settore hanno...
Surrogate Initiative, test session 27, October 21st, 1980. Host, Eileen Bock. Stato spostato? Sì, certo, è conservato. Faremo il possibile. Bene. Teniamo l'intera sicurezza in allerta. So che Miss LeMay ha detto che è tutto a posto, ma ho come l'idea che ci saranno altri problemi.
Ci sarà un motivo. Già. Odio quando la sicurezza si allerta, mi mette ansia. Hanno messo qualcuno nel bunker stavolta? Per qualche giorno, credo. Brutto, ma immagino sia necessario. Trattiamo dati davvero sensibili. Roba classificata, già. In realtà non so se mi piace, ma... è nel contratto, quindi... E ti danno dei bonus anche. Un risarcimento, se vogliamo. Davvero? Beh, niente male. February 12, 1981. Qualitative personal interview with Subject 1 on ancestral research regarding Avalon de Grand Prix. How are you feeling? Any side effects? Not really. Aside from the headaches. We are attempting to synchronize the DDS system. This will only take a moment. We are almost there. The DDS is now in sync. Thank you for your patience. We hope you enjoy your experience. Rudolf II invited many notable figures to his court, making Prague the center of European culture. Among them were Englishman Edward Kelly and his stepdaughter, Elizabeth Jane Weston. Observe her and report any alleged collusion.
durato anche 5 o 6 ore. Sarò breve, papà. Solo un paio di cose che voglio dirti se dovesse andare male, se oggi non raggiungerò il tempio. Ho cercato di essere ottimista finora, ma stavolta non ci riesco. Forse tutto quel tempo speso nei ricordi di Connor mi ha reso ansioso. La sua storia è così dolorosa, così forte. Eppure non perdeva la speranza, anche quando gli altri lo deludevano. Continuo a ripetermi che faccio la cosa giusta, che posso fermare il disastro. Lo so che, che la tecnologia è là, in attesa di essere utilizzata. Sono l'ultimo pezzo del puzzle. Qualcosa nei miei geni o nei miei ricordi è il codice che serve ad attivare tutto quanto. Per questo sono qui. Per questo mi hanno guidato qui. Solo che non so a che cosa dovrò rinunciare in cambio. La mia lucidità, la mia vita. È impossibile dirlo. So solo che
finiva lì. Non sono responsabile. Surrogate Initiative, Test Session 37, August 9th, 1981. Host, Eileen Bock. DNA sample, SB1970. Open! Parli di ricordi generici.